tutti ragazzi e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Silvia e oggi nuovo video. Come al solito ragazzi, vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram. Detto questo, diamoci dentro col video. La storia di Gypsy Rose e di Dee Blanchard è alquanto famosa. Qui su YouTube già in molti hanno parlato di questo caso, a mio avviso molto particolare, ma dato che anche a me lo chiedete da mesi, ho deciso anche io di fare questo video, per la vostra gioia. Per questa storia è anche stata creata una serie televisiva chiamata The Act, che ripercorre tutta o quasi la vita di Gypsy Rose e sua madre di Dee Blanchard. Il loro legame sembra essere indissolubile e Gypsy considera sua madre la sua migliore amica, ma la verità è che questo legame si rivelerà fatale. Ma partiamo dall'inizio. Claudine Petre nasce a Chuck Bay, in Louisiana, vicino alla costa del Golfo, nel 1967, da Claude Anthony Petre ed Emma Loris Gisquer. Tutta la sua famiglia inizia a chiamarla, fin da bambina, Didi. Ha 5 fratelli e i suoi parenti raccontano che spesso, durante l'infanzia, commette piccoli furti in casa come forma di vendetta quando le cose, a suo avviso, non vanno come devono andare in famiglia. Con a suo avviso intendo proprio che Didi è solita vendicarsi nel momento in cui gli viene impedito di fare qualcosa o ancora di comprare qualcosa. Si sa che Didi, una volta cresciuta, ha lavorato come assistente infermiera. Ecco perché la sua famiglia immagina sia stata proprio lei ad uccidere la sua madre biologica, Emma, nel 1997, negandole i pasti, quindi facendola morire di fame. All'età di 24 anni, nella vita di Didi si palesa un ragazzo, del quale ben presto la donna rimane in dolce attesa, ossia Rod Blanchard, che di anni ne ha solo 17. Mentre Didi è in dolce attesa, i due immaginano un futuro assieme, provano a creare nella loro mente la vita ideale che avrebbero potuto avere con la loro amata figlia, che decidono di chiamare Gypsy Rose, in quanto a Didi piace molto il nome Gypsy, mentre Rod è fan del gruppo Guns N' Roses. Però la verità è che Rod sparisce dalla vita di Didi ancora prima che Gypsy Rose sia nata. Nel 1991 la coppia si separa, perché l'uomo si rende conto che sta sposando quella donna per le motivazioni sbagliate. In realtà Rod non ama Didi, la sta solo sposando perché è incinta. Questo cambio di posizione così importante potrebbe sembrare assurdo, ma io credo che possa succedere in un ragazzo così giovane. Ricordo che Didi ha 24 anni, mentre lui ne ha 17. Una ragazza a 24 anni, così come un ragazzo, possiedono una maturità e qualche certezza in più nella vita rispetto a come vorrebbero vivere, o alla loro morale, che non è minimamente paragonabile a quella di una ragazza o di un ragazzo di 17 anni. Rod quindi si tira indietro, non vuole più sposare Didi. Didi cerca ogni modo possibile per far tornare Rod. Però Rod è sicuro della sua scelta e quindi non si tira indietro. Non vuole sposare Didi. Rod vede la bambina per la prima volta dopo 3 mesi dalla sua nascita e Didi sostiene già che la bambina soffra di apnea notturna. Ha già fatto diverse visite all'ospedale, dove sono stati fatti numerosi test del sonno, che non hanno trovato assolutamente alcun segno preoccupante. Nonostante questo, Didi dice al suo ex fidanzato che la bambina ha bisogno di un apparecchio per respirare. Ecco perché Gypsy è una malata cronica. Sua madre, Didi, ne è convinta, così come è convinta che sua figlia abbia una vasta gamma di problemi di salute, che lei attribuisce ad un disturbo cromosomico non ben specificato. Un disturbo cromosomico si può definire anche anomalia cromosomica, aberrazione cromosomica, così come mutazione cromosomica. È una porzione extra, mancante o irregolare del DNA cromosomico. Quando Gypsy ha 7-8 anni va già in giro con un deambulatore e soffre di leucemia. La madre infatti le rasa i capelli regolarmente per imitare l'aspetto di un paziente chemioterapico. Dice a Gypsy che il farmaco che assume per il suo male le avrebbe comunque fatto perdere i capelli, quindi è meglio raderli subito. Ma arriva un giorno in cui accade qualcosa di molto più grave, almeno per Didi. Cosa succede? In pratica Gypsy, andando sulla moto con suo nonno, ha un piccolo incidente, cadono entrambi e Gypsy si fa male ad un ginocchio, ma non è che se lo rompa. Si procura semplicemente un'abrasione. Sua madre a questo punto sostiene che quello è un segno visibile della presenza di lesioni che avrebbero richiesto diversi trattamenti chirurgici per trattare adeguatamente quella situazione. È così che da quel momento in poi Gypsy viene costretta a stare su una sedia a rotelle, nonostante sia abbastanza sana per camminare da sola. Gypsy può camminare, ma sua madre non glielo permette. Arriviamo al 2001. Didi sostiene che la bambina abbia 8 anni. Gypsy in realtà però ne ha 10 di anni. La ragazzina viene nominata reginetta onoraria del Crewe of Mine City in una parata tenuta il martedì grasso a New Orleans. Il Crewe è un'organizzazione sociale che dà vita ad eventi come parate
o balli per la stagione del carnevale. In questo caso Gypsy e Didi parlano apertamente dei problemi che ha Gypsy, o meglio, è Didi che parla, lasciando che Gypsy dica cose già precedentemente stabilite. Tutti guardano quella bambina, che sorride sempre nonostante il destino tristissimo che le è capitato. Gypsy presenta uno scarso sviluppo fisico e mentale, ha problemi di vista e di udito, non riesce più a camminare, viene alimentata tramite un sondino e presenta alcuni danni cerebrali a causa di alcune convulsioni che ha avuto, in quanto soffre anche di epilessia. Gypsy, essendo così malata, smette di andare a scuola intorno alla seconda elementare. Di conseguenza sua madre la istruisce a casa, in quanto le malattie che la colpiscono sono davvero troppo gravi. Gypsy impara a leggere da sola attraverso i libri di Harry Potter. Il padre di Gypsy Rose a questo punto si sposa, quindi Didi decide di trasferirsi e va a vivere con suo padre e la sua matrigna, Laura. Didi avvelena con il diserbante i suoi pasti, portandola a stare a letto per 9 mesi. Anche Laura diventa una malata cronica. In quel periodo Didi viene anche scoperta a commettere qualche reato minore e i parenti di Didi a questo punto l'affrontano. Le chiedono perché riserva a Gypsy Rose un trattamento simile. Vogliono vedere i documenti che attestano che sia davvero malata, ma soprattutto iniziano a dubitare di lei per lo stato attuale di salute di Laura, la sua matrigna, che non accenna a migliorare. Didi si rende conto di essere alle strette, quindi parte con Gypsy per Slidell, una città che si trova in Louisiana. Didi racconta che ha dovuto fuggire lontano dalla famiglia perché tutti quanti nei confronti di Gypsy sono violenti e non aiutano né lei né la figlia. Dopo la partenza di Didi, Laura, la sua matrigna, incredibilmente si riprende. Torna ad avere una salute stabile. Arrivati a Slidell, Didi e Gypsy iniziano a vivere in delle case popolari. Riescono a pagare le bollette grazie all'assistenza pubblica che Didi riceve a causa delle presunte condizioni mediche di sua figlia. E dei pagamenti per il mantenimento di Gypsy da Rod, che non si è mai tirato indietro e ha sempre passato a lei e a Gypsy ogni mese dei soldi. La vita di Didi e di Gypsy è praticamente formata da visite mediche. Infatti trascorrono la maggior parte del tempo in visita da dei diversi specialisti. Didi porta Gypsy nello specifico al Tulane Medical Center e al Children's Hospital di New Orleans, alla ricerca delle cure che Didi sostiene siano essenziali per le tante malattie di Gypsy Rose. In particolare, udito e vista secondo la madre stanno peggiorando sempre di più. A Gypsy fanno una biopsia muscolare e già lì c'è un problema. Non trovano alcun segno di distrofia muscolare, come sostiene Didi, mentre altri esami hanno potuto assicurare tutti i trattamenti per gli altri presunti problemi della figlia. Didi dice ai dottori che Gypsy spesso soffre di convulsioni, di conseguenza le vengono prescritti tanti farmaci antiepilettici. Appena Didi viene interrogata sui problemi di salute di sua figlia, lei non manca di elencarli tutti: difetti cromosomici, distrofia muscolare, epilessia, grave asma, apnea notturna. Arriva il 2005 e in quell'anno accade una terribile disgrazia. L'uragano Katrina devasta tutta l'area sud-est di New Orleans, quindi Gypsy e Didi scappano da casa loro per andare in un rifugio a Covington, allestito per persone con bisogni speciali. Qui succede qualcosa che permette a Didi di far credere che davvero sua figlia sia una bambina malata, in quanto ha perso tutti i documenti e le cartelle cliniche di Gypsy, compreso il suo certificato di nascita. È stato tutto distrutto dall'alluvione. A questo punto Gypsy e Didi si spostano in Missouri. Inizialmente vivono in una casa in affitto ad Aurora, nella zona sud-occidentale dello stato. Da quando si spostano, Didi in un certo senso può davvero resettare la sua vita, trasferirsi e ricominciare da capo per convincere tutti del fatto che sua figlia stia davvero male. Durante la loro permanenza a Aurora, Gypsy è onorata dalla OLA Foundation, che sostiene i diritti di coloro che devono alimentarsi tramite un sondino. Siamo nel 2007. Gypsy viene quindi nutrita tramite sondino, di conseguenza non mangia niente di solido, non mastica mai. Arriva il 2008 e Habitat for Humanity costruisce loro una casa con una piccola rampa per sedie a rotelle e una vasca idromassaggio. La casa è situata a nord dai confini della città di Springfield, in Missouri. Quindi Gypsy e Didi si trasferiscono lì. La storia di Gypsy e Didi costretti a fuggire dall'uragano Katrina riceve una considerevole attenzione dai media locali. Spesso la comunità si dà da fare per aiutare Didi con le cure per Gypsy. Inoltre regalano spesso loro degli oggetti utili, come
delle sedie a rotelle. Nel 2008 Gypsy in un'intervista ha confermato che la loro casa è perfetta, compreso l'idromassaggio che è molto utile per i suoi muscoli. A volte Didi mette un proiettore per riprodurre dei film sul lato della sua casa e tutti i bambini del vicinato, i cui genitori non possono permettersi di mandarli al cinema, hanno l'opportunità di ammirare un film ad un costo molto ridotto. Tutti i soldi che Didi raccoglie, di nuovo, sono destinati alle cure per sua figlia Gypsy Rose. Passa il tempo e Didi lega particolarmente con Amy Pinegar, una madre single di 4 figli che vive dall'altra parte della strada. Dopo anni di tè, caffè, cioccolati e condivise, Didi inizia a raccontare alla sua amica la storia della sua vita. Didi dice che è originaria di una piccola città della Louisiana, ma è dovuta fuggire lontano per colpa della sua famiglia, che era incredibilmente violenta con Gypsy. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato proprio quando il padre di Didi, ossia il nonno di Gypsy, ha volutamente ustionato Gypsy con una sigaretta. Anche a voi quest'ultimo particolare non vi torna? In quanto Gypsy è caduta dalla moto con suo nonno? Beh, questo è ciò che intendo quando dico che Didi, in un certo senso, tra mille virgolette, grazie all'uragano Katrina, può ricostruirsi un'esistenza da zero. Non ha contatti con i parenti da anni, non sa che fine abbiano fatto. Non si fanno vivi, quindi Didi può romanzare la sua vita. Può peggiorare o addirittura cambiare i fatti che sono avvenuti in passato. Didi svela ad Amy, la sua vicina di casa, che anche il padre di Gypsy, Rod, è un vero e proprio fannullone. Una persona dipendente dall'alcol che prende in giro sua figlia per le sue disabilità. Per come Didi dipinge la situazione, Amy vede Rod come un vero mascalzone che non ha aiutato né Gypsy né Didi con un solo centesimo dopo l'uragano Katrina. L'affetto e il sostegno per la situazione di Didi e Gypsy le fanno guadagnare una grande quantità di contributi di beneficenza. In Louisiana le due hanno alloggiato per qualche giorno in una Ronald McDonald House Charity durante le varie visite mediche di Gypsy. Lo scopo di questa organizzazione è fornire un posto in cui stare alle famiglie con bambini ricoverati sotto i 21 anni di età. I costi delle cure mediche negli Stati Uniti sono imponenti, ma soprattutto anche il doversi spostare per andare ad effettuare dei controlli medici può rappresentare un costo elevato. È necessario mangiare fuori, trovare un hotel in cui dormire. In questi casi l'associazione Ronald McDonald House Charity prova ad essere d'aiuto e a dare sostegno a tutti coloro che hanno necessità di far fare delle visite a dei bambini o a dei ragazzi che durano per giorni, ma non hanno la disponibilità economica per stare in un albergo. Sempre durante gli appuntamenti medici, nel Missouri, Didi e Gypsy ricevono voli gratuiti per vedere i medici al Children's Mercy Hospital, che si trova a Kansas City. La Make-A-Wish Foundation è un'associazione che permette ai bambini malati di rendere reale il loro più grande sogno. Grazie a questa associazione, Gypsy Rose va a Disney World qualche giorno con sua madre. Per di più, Gypsy, grazie ad un pass per il backstage, incontra e conosce anche la sua cantante preferita, Miranda Lambert. Rod ha sempre continuato a fornire a Gypsy e a Didi un sostegno mensile da $1,200. Oltre a ciò però l'uomo non si fa sentire spesso, di solito telefona una o due volte all'anno. Si è davvero allontanato dalla sua ex fidanzata, quasi moglie, e da sua figlia. Ma sotto c'è un motivo ben serio. Rod si ritrova in brutte situazioni, situazioni che non vuole vivere, ma soprattutto che non gli tornano affatto. Infatti, il giorno del 18° compleanno di Gypsy, Rod chiama per farle gli auguri, ma Didi dice a Rod che non deve assolutamente dire la sua vera età a Gypsy perché lei è convinta di avere 14 anni. Didi, di conseguenza, mente anche sull'età di Gypsy Rose e fa credere alla sua stessa figlia di essere molto più piccola di ciò che è. La cosa triste è che neanche Gypsy sa realmente quanti anni abbia. Dall'altra parte, Rod e sua moglie provano anche a proporre a Didi di andare da loro a Springfield. Ma Didi riesce a inventare mille scuse, anche perché sa che dopo ciò che ha raccontato alla sua vicina, che sicuramente ha raccontato la storia anche ad altri vicini, non può di certo accogliere Rod come se nulla fosse a casa sua, per di più con sua moglie. Il castello delle sue bugie si sarebbe sgretolato completamente. Didi ha raccontato che il padre di Gypsy è un violento, un alcolizzato che non era mai venuto a patti con i problemi di salute di sua figlia e che non aveva mai denaro. Ecco perché a quel tempo Rod si allontana. Non si sente gradito. Di conseguenza si limita a telefonare per sentire Gypsy solo nelle occasioni importanti come nel giorno del suo compleanno e nel giorno di Natale. Molte persone che hanno incontrato Gypsy sono rimaste fortemente stranite da lei. È una ragazzina alta 1,48 m, la sua bocca è quasi totalmente senza denti, porta degli occhiali enormi e ha anche una voce incredibilmente infantile. Questo comportamento di Gypsy porta tutti a credere davvero a tutte le malattie che sua madre sostiene abbia. Gypsy non ha più capelli, quindi porta spesso cappelli e parrucche.
è sulla sedia a rotelle, perennemente attaccata ad una bombola d'ossigeno, ed è perennemente nutrita con il supplemento nutritivo liquido per bambini di Pediasure fino ai suoi 20 anni. Non ci sono altri modi per descrivere il comportamento di Didi, a mio parere. La donna ha usato l'abuso fisico per controllare sua figlia. Le tiene sempre la mano in presenza di altri, istruendola su cosa rispondere e cosa dire in caso le vengano fatte delle domande. Anche nelle interviste è possibile vedere Didi che stringe la mano di sua figlia oppure stringe la sua spalla proprio per monitorarla, specialmente nelle apparizioni pubbliche. Quando Gypsy dice qualcosa che lontanamente suggerisce il fatto che in realtà non stia così male, oppure cerca di impostare un discorso in cui sembra un po' più adulta e matura di come sua madre la vuol far passare, riceve poi in privato dei maltrattamenti in piena regola. Sua madre la picchia, la mette in punizione, impedendole di fare qualsiasi cosa. Il primo medico che nota seriamente che ci sia qualcosa che non va è Bernardo Flutterstein, un neurologo pediatrico che visita Gypsy a Springfield. Il medico è diventato sospettoso rispetto alla sua diagnosi di distrofia muscolare, quindi ordina una risonanza magnetica e degli esami del sangue, che non rivelano alcuna anomalia. Il medico dice chiaramente a Didi: «Non vedo perché sua figlia non possa camminare». Dopo averla vista in una visita in cui Gypsy si alza dalla sedia a rotelle e cammina da sola, quindi contatta i suoi vecchi medici di New Orleans, apprendendo che la biopsia muscolare originale di Gypsy era risultata negativa, minando seriamente la diagnosi di distrofia muscolare. Inoltre pare che Didi abbia mentito quando ha sostenuto che tutti i risultati degli esami di Gypsy sono stati distrutti dall'inondazione. Il dottore già sospetta che Didi soffra di una sindrome, la sindrome di Munchausen per procura. Il punto è che Didi, furba com'è, riesce a sgusciare via da una visita per poi smettere definitivamente di portare Gypsy da lui. Funziona sempre così: se un medico non dà retta a Didi e osa dire che in realtà Gypsy sta bene, Didi lo giudica incapace e smette di portare la figlia da lui. Didi falsifica almeno una volta il certificato di nascita di sua figlia, spostando la sua data di nascita al 1995, per sostenere che Gypsy sia ancora un adolescente. La verità è che Gypsy è rimasta per 15 anni insicura della sua età. Nel frattempo però c'è anche un'altra vita che Gypsy conduce parallelamente. E se hai una madre che ti costringe a casa su una sedia a rotelle, c'è un solo modo per crearsi un piccolo spazio personale privato: internet. Gypsy e sua madre già hanno un profilo Facebook in comune, in cui scrivono delle varie cure della ragazza, in quanto tantissime persone hanno deciso di aiutarle economicamente. Il minimo è tenerle aggiornati sullo stato di salute di Gypsy e sui vari interventi a cui deve sottoporsi. Però, col tempo crescendo, Gypsy inizia a volere una vita solo sua. Vuole avere privacy, diventa curiosa. Vorrebbe sapere la vita che c'è nel mondo, là fuori da casa sua. Gypsy quindi parla con Alea Woodmansey, ossia la sua vicina di casa, e inizia a chiederle dei consigli su come approcciare i ragazzi. Gypsy le chiede come si avvicini, come attacchi bottone, e soprattutto le chiede che effetto fa baciare un ragazzo. Insomma, Gypsy vorrebbe semplicemente essere un adolescente normale, cosa che ovviamente a sua madre Didi non passa neanche per sbaglio dall'anticamera del cervello. Ogni volta che Gypsy osa chiedere alla madre di avere una pagina Facebook tutta sua, Didi si arrabbia tantissimo con sua figlia, le dice che è troppo piccola, che non è pronta, che il mondo là fuori, esterno, è pericoloso e per lei non è ancora giunto il momento di fare quel passo. Gypsy abbozza, partecipa a tanti programmi televisivi in cui racconta il suo triste destino e la sua triste storia, sempre pilotata da sua madre, fino a quando arriva il momento in cui Gypsy cresce abbastanza per riuscire ad ascoltare il suo corpo. La ragazza se ne accorge, lo percepisce. In realtà non sta così male, come la madre continua a sostenere con chiunque. Gypsy sottolinea che nel suo corpo si sente bene, non sente di avere né la leucemia né l'ipertrofia muscolare. E il dottor Flutterstein dell'ospedale di Springfield già era arrivato a questa conclusione qualche anno prima. Didi però ha ben presto chiuso i rapporti con lui. A questo punto Gypsy capisce che l'unico momento che può avere per sé è quando sua madre dorme. Quindi Gypsy accede al computer di notte, crea un suo account personale su Facebook e inizia a chattare con diversi ragazzi. Oltre a ciò, data la sua condizione, Gypsy non può far altro che trascorrere il suo tempo libero in mondi fantastici. Infatti inizia a leggere tantissimi libri e si appassiona alla fantascienza e al fantasy. Gypsy inoltre guarda parecchi film Disney, in quanto sua madre le permette di vedere solo quelli. Arriva 2011 e Gypsy, sempre accompagnata da sua madre, partecipa a dei convegni di fantascienza e fantasy.
fantasy, che sono dei raduni di fan del genere che si incontrano e acquistano anche dei gadget dei loro personaggi preferiti. Ed è proprio in un raduno simile che Gypsy incontra un ragazzo che ha conosciuto online. In quel contesto Gypsy si sente più sicura, perché può indossare un costume anche sulla sedia a rotelle. Così, quando incontra il ragazzo che ha sentito su Facebook, si accorda con lui per scappare. Lui è a quella convention con degli amici di famiglia. Gypsy gli dà appuntamento, gli spiega dove alloggia, sgattaiola fuori dall'albergo con l'intenzione di partire con lui e i suoi parenti per l'Arkansas. Didi però rintraccia in breve tempo Gypsy e riesce a riportarla a casa senza alcun problema, mostrando ai presenti un documento di identità di Gypsy falso. Su quel documento c'è scritto nero su bianco che Gypsy è minorenne, quindi Didi minaccia di chiamare la polizia. In questo modo Didi non ha alcun problema a riportare a casa Gypsy. Una volta rincasate, Didi frantuma il computer di Gypsy con un martello e la minaccia. Se avesse provato ancora a fare una cosa del genere, a scappare, lei avrebbe fatto la stessa cosa con il martello, ma mirando alle sue dita. Per di più, Didi mette un vero e proprio guinzaglio a Gypsy e la fa stare con lei solo per poche ore al giorno. Le restanti ore, Gypsy le passa incatenata a letto per 2 settimane di fila. In seguito Didi dice che ha sistemato e archiviato dei documenti con la polizia, sostenendo che Gypsy è mentalmente incompetente. E fa credere alla figlia che, in caso avesse tentato di andare dalla polizia per chiedere aiuto, non le avrebbero creduto. Arriva il 2012 e Gypsy continua ad usare internet, ormai ha 5 profili Facebook. Ha di nuovo un computer e quando sua madre se ne va a letto, per lei iniziano i momenti in cui si può rilassare. Naviga su internet e conosce online tanti ragazzi, tra i quali spicca Nicholas Gojon, un ragazzo della sua stessa età che abita a Big Bend, nel Wisconsin. Nicholas ha anche lui giusto qualche problemino, ha problemi con la fedina penale per atti osceni in luogo pubblico. In quanto Nicholas aveva usato la sua mano per fare cose da McDonald's, guardando filmati di un certo tipo per ben 9 ore, per di più con un coltello addosso. Nicholas soffre di autismo e di sindrome di Asperger. Il punto è che Gypsy e Nicholas nel giro di 4 giorni si mettono assieme. Ed è così che iniziano a chattare, si sentono praticamente tutti i santi giorni. Nel 2014 Gypsy confida alla sua vicina di casa Lia, la quale ha 23 anni, Gypsy è sua coetanea ma nessuno delle due lo sa, di aver iniziato a parlare con questo ragazzo e oramai parla con lui da molto tempo. Lei e Nicholas hanno già pronto il piano per la loro fuga d'amore, anche se spesso e volentieri i loro scambi sconfinano nelle cose alla 50 sfumature di grigio. Gypsy quindi prova a fare qualche domanda alla sua vicina, ma lei, più che spiegarle la situazione, consiglia a Gypsy di smetterla di parlare con lui, perché pensa sia un predatore. Alea considera i piani di Gypsy solo delle fantasie, dei sogni. Arriva 2015 e Gypsy organizza e paga un viaggio a Nicholas per fare in modo che incontri sua madre a Springfield durante una proiezione in un cinema. Quindi, apparentemente, Nicholas dovrebbe intavolare una discussione con madre e figlia al cinema totalmente a caso, e Didi poi successivamente avrebbe dovuto dare a Gypsy la sua approvazione. Inutile dirvelo, ciò ovviamente non avviene. In qualche modo però Gypsy riesce a uscire dalla sala con Nicholas per andare nel bagno del cinema a fare le cose. Da quel momento Gypsy e Nicholas iniziano a parlare seriamente di un piano per rendere reale la loro fuga d'amore. Tutto sarebbe potuto avvenire. C'era solo un ostacolo. Didi. I due fidanzati quindi iniziano a parlare di come togliere di mezzo Didi Blanchard. Però prima che tutto questo accada effettivamente passa un altro anno. È giugno del 2015 quando Nicholas torna vicino a Springfield, a casa di Gypsy e Didi. Nel momento in cui Nicholas arriva, Gypsy e sua madre sono fuori per un appuntamento dal medico. Una volta tornate a casa e una volta che Didi si è addormentata, Nicholas entra ovviamente grazie a Gypsy a casa sua. Gypsy lo fa entrare, gli dà del nastro adesivo, dei guanti ed un coltello, con la consapevolezza che Nicholas quel coltello l'avrebbe usato contro sua madre Didi. Gypsy si chiude in bagno, si nasconde, si copre le orecchie perché non vuole sentire sua madre urlare. Nicholas nel frattempo pugnala più volte Didi Blanchard alla schiena mentre dorme. Subito dopo, a quanto dice Gypsy, Nicholas ha avuto degli istinti particolari nei confronti di sua madre. Ma lei si è messa in mezzo, ha detto a Nicholas di fare con lei quelle cose al posto di farle a sua madre. Gypsy sostiene che in quel caso effettivamente ha subito violenza, in quanto sì, ha accettato quel rapporto, ma solo perché non voleva che Nicholas facesse quelle cose a sua madre. Dopodiché i due rubano $4,000 che Didi teneva in casa e fuggono in un motel fuori Springfield, dove rimangono alcuni giorni per pianificare il loro spostamento. Infatti, qualche giorno dopo, Gypsy e Nicholas prendono un autobus per arrivare proprio a casa di Nicholas,
a Big Bend, nel Wisconsin. Pensate che tra l'altro si sono spediti l'arma del delitto da soli per posta. Una volta arrivata a casa di Nicholas, Gypsy, bella comoda, scrive uno stato dall'account Facebook condiviso con sua madre. Il 14 giugno del 2015, ossia The Bitch is Dead, in italiano La stronza è morta. Dopo aver visto quello stato su Facebook, pubblicato dall'account che di solito gestiva Didi, tutti gli amici dei Blanchard iniziano a sospettare che ci sia qualcosa che non vada. Che sia accaduto qualcosa di brutto. Infatti tutti provano a chiamare casa sua, senza ricevere risposta. E anche quando vanno a bussare a casa di Didi non ricevono risposta, nessuno gli apre. Però la macchina di Didi, una Nissan Cube, modificata per contenere la sedia a rotella di Gypsy, è lì, parcheggiata, davanti casa. Quindi cosa può essere accaduto a Didi? Ma soprattutto, Gypsy, sta bene? E se fosse successo anche a lei qualcosa? D'altronde è una ragazza fragile, malata. Se è successo qualcosa a Didi, di certo Gypsy non se l'è cavata. A questo punto i vicini sono tutti allarmati, quindi chiamano il 911. Quando la polizia arriva sul posto, deve attendere l'emissione di un mandato di perquisizione prima di entrare in casa. Ma nel frattempo uno dei vicini presenti si è arrampicato fino a raggiungere una finestra del secondo piano, dove ha potuto vedere l'intero della casa a posto. Nota anche tutte e tre le sedie di Gypsy che sono presenti. Appena viene messo il mandato, la polizia entra in casa e in breve tempo scopre il corpo di Didi. A questo punto tutti iniziano a temere il peggio, perché di Gypsy non c'è traccia. La comunità apre addirittura un account su GoFundMe per pagare le spese del funerale di Didi e presumibilmente anche quello di Gypsy. A questo punto la vicina di casa di Gypsy, ossia Alia, dice alla polizia di sapere una cosa. Gypsy ha un fidanzato segreto online. A questo punto la polizia prova a risalire all'indirizzo IP di Facebook da cui è stato effettuato il post sull'account di Didi e Gypsy, e il PC rivela la posizione di Gypsy, si trova in Wisconsin. Il giorno dopo la polizia della contea di Waukesha si dirigono a Big Bend, a casa di Nicholas. Fanno irruzione e men che non si dica sia lui che Gypsy si arrendono. Vengono arrestati con l'accusa di omicidio e reato di azione criminale armata. A questo punto è evidente a tutti. Gypsy Rose può camminare. Lo sceriffo della contea di Greene, Jim Hathorn, annuncia quindi in una conferenza stampa che Gypsy Rose in realtà non è disabile, può camminare senza assistenza. E a quel punto la famiglia di Didi scopre un lungo percorso di frode finanziaria. Jim Arnott lo ammette, in quel momento non conoscono realmente i veri trascorsi della famiglia Blanchard. Non è neanche ancora riuscito ad accertare che la madre e la figlia siano state vittime dell'uragano Katrina. Certo, quello dovrebbe essere il motivo per cui si sono trasferite a Springfield, vivendo in una casa costruita da Habitat for Humanity. Però, arrivati a questo punto, è meglio dubitare di qualsiasi cosa. Quello che la polizia sa, sostiene Jim Arnott, è che la madre e la figlia hanno ricevuto donazioni finanziarie con falsi pretesti. Per di più, ancora, l'età di Gypsy Rose non è chiara. Sanno solo che può avere un'età compresa tra i 19 e i 23 anni. Entrambi i ragazzi sono in Wisconsin, ma vengono ben presto estradati in Missouri con una cauzione fissata a $1,000,000. Dopo aver appreso che Didi aveva trattato Gypsy in quel modo per tutti quegli anni, la ragazza si è trasformata da colpevole di un crimine violento a vittima di una madre abusante che l'ha costretta a vivere in condizioni assurde nonostante non ne abbia mai avuto bisogno. Ma parliamo ora dei capi d'accusa, perché Gypsy è accusata di omicidio di primo grado e in Missouri può comportare la pena di morte o l'ergastolo. Il procuratore della contea, Dan Patterson, ha presto annunciato che non avrebbe cercato di ottenere né l'ergastolo né la pena capitale per entrambi gli imputati, definendo il caso insolito a dir poco. Un caso spinoso in cui Gypsy Rose Blanchard ha subito abusi da parte di sua madre per anni. L'avvocato di Gypsy riesce a recuperare la sua cartella clinica dalla Louisiana e nel frattempo passa un anno. Gypsy rimane in carcere ed è così denutrita che in un anno prende quasi 10 kg. Solitamente è il contrario, le persone quando vengono incarcerate iniziano a perdere peso. Pensate quanto era malnutrita Gypsy. Gypsy nel luglio del 2016 patteggia per 10 anni di reclusione e si dichiara colpevole di omicidio di secondo grado. Ha ammesso di aver fatto in modo che il suo ragazzo conosciuto online, Nicholas, al tempo 27enne, si recasse dal Wisconsin a Springfield, nel Missouri, per pugnalare a morte sua madre. Nicholas invece deve affrontare l'accusa più grande, in quanto i pubblici ministeri sostengono che sia lui ad aver avviato un complotto per il terribile crimine. Inoltre, sia lui che Gypsy sono d'accordo su un fatto. È stato Nicholas ad usare materialmente il coltello contro Didi. I pubblici ministeri rinviano il processo, richiedono una perizia psichiatrica e gli avvocati di Nicholas sostengono che il ragazzo è nello spettro dell'autismo, quindi potrebbe avere una diminuzione della responsabilità, perché tutto sommato si poteva considerare in parte incapace di intendere di volere. Il processo di Nicholas si apre nel novembre del 2018. Gypsy testimonia durante il terzo giorno di processo di Nicholas, dicendo che è stata lei a suggerire a Nicholas di far fuori sua madre.
proprio per porre fine ai suoi abusi. Gypsy sostiene anche che aveva pensato di rimanere incinta di Nicholas, così sua madre avrebbe dovuto comunque accettarlo in qualche modo per forza. Dopo 4 giorni, il destino di Nicholas è in mano alla giuria. Loro possono decidere se il caso di Nicholas è omicidio colposo, omicidio di primo grado oppure omicidio di secondo grado. Dopo 2 ore di deliberazione, la giuria torna col verdetto. Nicholas viene dichiarato colpevole di omicidio di primo grado e azione criminale armata. Nel febbraio del 2019, Nicholas viene condannato all'ergastolo. Successivamente è chiaramente emerso che Didi Blanchard soffriva della sindrome di Munchausen per procura. Questa sindrome si riscontra in un soggetto, questo caso Didi, che ha creato innumerevoli malattie in sua figlia. Fortunatamente a Gypsy non è successo nulla di grave, di irreparabile, ma una madre affetta da sindrome di Munchausen per procura può arrivare a togliere la vita a sua figlia. Gypsy Rose avrebbe voluto fare anche quella fine. E infatti, se ricordate, Didi aveva usato del diserbante per avvelenare il cibo della sua matrigna, Laura. Gypsy Rose, il 4 gennaio del 2018, dice queste parole: «Mi sento più libera in prigione che vivendo con mia madre, perché ora mi è permesso vivere come una donna normale». Allora ragazzi, questo caso a mio parere è davvero molto 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 particolare. Particolare perché a mio parere non c'è un colpevole in questo caso. Sono tutte vittime. Sia Gypsy che Didi sono 2 vittime. Gypsy, vittima di sua madre. Didi, vittima di una malattia, di una sindrome. Di conseguenza, a mio parere, è molto molto complicato andare anche solo a dare un giudizio sommario su questo caso, perché nessuno può sapere come sia stata la vita di Gypsy. Nessuno, tranne lei. Detto questo ragazzi, io spero veramente che questo video possa essere stato di vostro gradimento. Me le chiedete da davvero tanto tempo, quindi spero vi sia piaciuto. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate qui sotto della storia di Didi e Gypsy Rose Blanchard. E se avete piacere, fatemi pure sapere se vi è piaciuta e se avete visto la serie TV The Act. A me The Act è piaciuta davvero tantissimo, ma sono curiosa di sapere qual è la vostra opinione. Detto questo ragazzi, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Io vi mando un bacione. Mi raccomando, fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene. Ciao ragazze, ciao ragazzi.